E direttamente dal Trentino, dal comune di Alta Valle in Val di Cembra, abbiamo degli ospiti che saluto e che ringrazio per essere qua con noi. Tommaso, Giuseppina e tante altre persone che sono qua insieme a noi a Radio Bequit, buongiorno e benvenuti. Buongiorno, grazie. Allora, iniziamo subito spiegando a chi ci sta guardando e ascoltando cosa ci fanno dei trentini qua in Val Pellice, nel Pinerolese. Loro fanno parte del teatro partecipato di Alta Valle. Alta Valle è un comune appunto della Val di Cembra, a 15 km da Trento, e c'è un collegamento con il gruppo Teatro Angrogna delle nostre zone del Pinerolese, perché portate avanti un progetto che si chiama Ponti Fra Culture, ormai da parecchi anni, in cui c'è uno scambio, no, tra le due realtà. Adesso toccava a voi dal Trentino arrivare in Piemonte, quindi che cos'è questo progetto Ponti Tra Culture? Di che cosa si occupa? Tommaso, vuoi aprire, certo, tu le danze? Sì, sì, è un progetto che ormai appunto va avanti da, se non sbaglio, 6 anni più o meno, e è nato 6 anni fa in un luogo, diciamo, neutrale, né Trentino né Piemonte, perché eravamo in Toscana, più precisamente a Monticchiello, che è un po' il paese simbolo del teatro partecipato in Italia. Lì c'è il Teatro Povero, per l'esattezza, sì, si chiama così, ed è lì che conoscemmo forse sette anni fa il gruppo Teatro Angrogna, appunto, di Torre Pellice, e lì capimmo di avere molte cose in comune, in primis quello di fare teatro con la gente, cioè di mettere in scena degli spettacoli realizzati con la cittadinanza su temi legati strettamente ai paesi in cui queste persone abitano, e quasi sempre erano paesi di mezza montagna o di montagna. Quindi capimmo di avere tante cose in comune, e da allora incominciamo a ragionare su un progetto che potevamo magari avviare tra il Trentino e il Piemonte. Questo progetto è appunto Ponti Fra Culture, e di fatto ogni 2 anni si sostanzia in uno scambio di spettacoli fra noi e il gruppo Teatro Angrogna. Noi li ospitiamo nel nostro festival estivo che si chiama Contavalle, che di solito è tra luglio e agosto, e invece il gruppo Teatro Angrogna ci invita di solito a giugno, a settembre, per poi farci rappresentare appunto i nostri ultimi lavori. Noi produciamo normalmente un lavoro originale nostro all'anno, e lo presentiamo poi insomma nella nostra terra, nel Trentino, nei nostri paesi, che dove poi ci capita di essere chiamati, fra cui appunto il Piemonte. E domani sera infatti presenterete a Luserna San Giovanni, alla Sala Albarena, alle 21:15, l'Ispettore Generale, che è stato rivisitato proprio da te, Tommaso, come spettacolo, e fa parte, no, di questo percorso che voi avete avviato ormai da parecchi anni, anche di sensibilizzazione su tematiche che giustamente interessano il territorio, un territorio particolare, a volte un territorio anche di margine, no? Che però ha delle potenzialità, e anzi può riscoprire delle potenzialità sempre di più, magari in questo mondo che ci porta anche a porre attenzione al rispetto all'ambiente, a determinate tematiche più sostenibili, diciamo così, con un termine molto molto utilizzato. Giusy, quali sono i temi che vi piace raccontare nei vostri spettacoli? Cosa ci potresti dire? Ma sono i temi che sono legati soprattutto al nostro territorio, al nostro modo di vivere, ai nostri pensieri, al nostro stare insieme. Quindi anche la storia magari, il percorso. Infatti abbiamo cominciato 10 anni fa appunto con la chiusura della scuola, che è stato il primo spettacolo che abbiamo fatto, che aveva qualche affinità con le zone. Certo, perché chiudevano la scuola elementare lì da noi e la portavano in un altro paese vicino, però ovviamente per la nostra comunità, certo, è stata una decisione molto sofferta. Assolutamente, quando si chiude una scuola, esatto, si chiude un pezzo di paese. Allora noi ci troviamo durante l'inverno con chi vuole del comune o anche di altri paesi limitrofi, e discutiamo su un argomento che appunto 10 anni fa era stato la chiusura della scuola. Anche un po' provocatorio magari, sì, certo, anche in modo un po' da discutere, da animare un po' la discussione. Infatti, e durante questo lasso di tempo ci scambiamo le nostre idee, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri racconti, i nostri ricordi. E poi Tommaso gli dà una veste teatrale. Ok. E quindi nell'ambito del festival, dopo noi lo portiamo in scena in una piazzetta particolare del nostro paese. Ecco, quest'anno
alzato un po' l'asticella al Tommaso, cioè molto, perché per la verità anno dopo anno ha alzato l'asticella. 10 anni fa eravamo non attori e adesso per la verità non lo so. Sì. Perché è importante, la genuinità del progetto è tutta lì. Però la caratteristica del teatro partecipato è anche quello di non avere forse una formazione particolare teatrale alle spalle. Infatti. Però c'è la consapevolezza e la conoscenza del territorio. Assolutamente. E anche la voglia di raccontare. E anche la voglia di raccontarlo, è vero? Sì. Sì, è importante soprattutto non rischiare, diciamo, lo scimmiottamento del teatro cosiddetto accademico. Insomma, noi non vogliamo far finta di essere attori professionisti, nessuno di noi lo è. Ma insomma ci interessa metterci in scena come cittadini, cioè come persone che hanno anche da portare degli argomenti legati alla stretta attualità della vita sociale in cui appunto si abita, no? Quindi si parte dal passato a volte, ma per arrivare comunque su un tema che ci interessa in quel momento. Certo, in questo in effetti riecheggiano molti spettacoli del gruppo Teatro Angrogna, che conosciamo molto bene, che negli anni ha parlato di lavoro, ha parlato di lotte politiche, ha parlato dei diritti delle donne, ha parlato di resistenza, di antifascismo, quindi insomma tutti temi che immagino conosciate molto bene anche voi. A proposito di donne, noi abbiamo messo in scena uno spettacolo bellissimo, Se son donne fioriranno, che parla appunto delle conquiste delle donne. E quindi voi rimarrete nella zona del Pinerolese fino a domenica praticamente, esatto. State conoscendo anche un po', diciamo, degli ambiti di lavoro appunto del gruppo Teatro Angrogna. Ricordo lo spettacolo quindi domani sera a Luserna San Giovanni alle 21:15, sala Albaren, l'ispettore generale, e l'appuntamento appunto è sostenuto, ricordiamolo, anche con l'8 per 1000 della Chiesa Valdese Metodista, questo progetto appunto che vede protagonisti, progetto Ponti fra Culture, che vede protagonisti il teatro partecipato di Altavalle e il gruppo Teatro Angrogna, che a questo punto poi aspetterete da voi, insomma, per il proseguio di questo scambio progettuale. 25. Grazie, buon lavoro e buona continuazione. A presto. Salve.